Bene, io direi che possiamo iniziare. Ovviamente ringrazio tutti voi che siete qui presenti. Ringraziamento però questa volta va soprattutto a Roberto Diodato e Ruggero Eugeni, che hanno avuto il coraggio, la generosità di proporre un ciclo di incontri su un tema affascinante. Un tema che, vi devo dire, più volte ci eravamo ragionato sul fatto se potevamo o meno affrontarlo, come affrontarlo, però un'idea che era rimasta nell'aria. E devo dire, sono veramente grato a Roberto per a un certo punto avermi chiamato e dire: guarda, possiamo discutere di questa questione di Foucault e dei dispositivi. È uno dei temi affascinanti entrati nella discussione nel corso degli ultimi anni, un tema che circola molto, un tema per tante ragioni possiamo considerare di estrema, straordinaria attualità, e quindi con grande piacere che propongo questo ciclo in 5 incontri. Abbiamo chiamato, questo abbiamo discusso assieme con Roberto, Foucault e i dispositivi del sapere, le arti, i media e il potere. Quindi dobbiamo ragionare su come è organizzato, come si organizza, come dire, come vengono decise le cose dentro il sistema delle arti, dentro il sistema dei media, come è costruito il sistema di potere. È un tema davvero di straordinario interesse. L'abbiamo suddiviso in 5 appuntamenti per una serie di problemi. In realtà il prossimo appuntamento, quello di mercoledì 28, siamo costretti, io direi, a sospenderlo, direi, il tema, perché cerchiamo, se ci sono problemi di salute, capita, connessi a entrambi gli oratori. Ci riproponiamo di spostarlo successivamente, vediamo se riusciamo a combinarla, poi vi informeremo puntualmente della cosa. Comunque per il momento è sospeso, mentre invece sono ovviamente confermati gli altri 3 appuntamenti successivi. Il 28 è sospeso, quindi lo cerchiamo di riprogrammarlo più avanti, alla fine di quest'altro appuntamento. Bene, detto questo, io darei la parola a Roberto Diodato per cominciare a entrare nel merito della discussione. Grazie. Allora, grazie a Ferruccio Cappelli, perché abbiamo dialogato e abbiamo ragionato insieme su questo tema, che è sembrato a entrambi, a noi e a Ruggero Eugeni, che è stato insieme a noi fin dal principio per pensare questo ciclo, e l'abbiamo programmato insieme tutti e tre, ed è stato anche interessante cercare di comprendere almeno quale tipo di approccio dare alla discussione di questo, di questa nozione, di questo concetto, che a tutti è sembrato cruciale per la nostra esperienza della contemporaneità. Ecco. Noi sappiamo, l'idea in questo caso è stata di Ferruccio, di iniziare col nome di Foucault proprio, no? Di mettere, diciamo così, in copertina il nome di Foucault, anche perché la discussione sulla nozione, sulla natura di dispositivo proviene in primo luogo da Foucault. Foucault ne fa cenno in alcuni testi, in alcune interviste. C'è un'intervista che si trova nel libro Follia e Psichiatria, si intitola Il gioco di Michel Foucault, dove è una conversazione intervista del 77, dove Foucault comincia a articolare l'idea di dispositivo come un insieme molto complesso, un insieme eterogeneo di discorsi, istituzioni, decisioni, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, che è anche naturalmente proposizioni filosofiche che concorrono, si intrecciano e instaurano dei legami, dei nessi, e entrano in un gioco del sapere che non si limita a costituire un episteme, ma che lavora sul potere, che si connette sempre ad un potere. Il dispositivo è un sapere, scrive Foucault, che è sempre iscritto in un gioco di potere. Ecco. Quindi strategie di rapporti di forza che legano insieme saperi e poteri. Questa idea di dispositivo è ripresa da altri grandi, rilevanti autori, come per esempio Deleuze,
come per esempio Deleuze, in modo assolutamente esplicito, perché Deleuze scrive un saggio intitolato Che cos'è il dispositivo, nel quale si riferisce direttamente a Foucault. E diciamo così, complica ulteriormente il concetto, dispositivi come linee di visibilità, di enunciazione, di forza, di soggettivazione, di fessurazione, di frattura. Vedete, il lavoro sui rapporti, il lavoro sulle relazioni, il lavoro sulle commessure, il lavoro sui nessi, che costituiscono l'insieme sapere-potere. Ecco. E poi successivamente, con lo stesso titolo, esce un importante saggio di Giorgio Agamben, che per certi aspetti, lavorando su Foucault in modo piuttosto creativo e lavorando su Deleuze, chiarisce per certi aspetti. Agamben dice: chiamo dispositivo qualunque cosa abbia la capacità, e qui torneremo su questo concetto, di catturare, di orientare, di intercettare, di modellare, di controllare. Catturare, controllare, modellare, orientare. Allora, questi sono i dispositivi di sapere potere. I dispositivi sono molti. A noi interessa cominciare a lavorare sui concetti e poi, chissà, magari un giorno anche proprio a analizzare i meccanismi di alcuni specifici dispositivi. Ma adesso, in questa prima fase, ci interessa il lavoro sui concetti. Ecco. E quindi per me è un enorme piacere iniziare questo nostro percorso con due carissimi amici e illustri colleghi, il professore Fulvio Carmagnola, che insegna estetica alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Milano Bicocca, adesso forse non si dice più facoltà, si dice dipartimento, ecco. Dell'Università di Milano Bicocca, il quale nelle sue pubblicazioni, nel suo percorso di studi, ha anche scritto proprio un volume molto interessante che si intitola Dispositivo, da Foucault al gadget. Quindi diciamo è proprio precisamente uno specialista di questo argomento. Il professor Carmagnola ha scritto altri libri, secondo me molto belli, molto interessanti. Gli ultimi due, se non ricordo male, sono L'anima e il campo, che riguarda l'aesthesis, riguarda specificamente la produzione del sentire. Per noi che insegniamo estetica è assolutamente strategico l'analisi del sentire, l'analisi in particolare del sentire oggi. Ecco. E l'ultimo, se non ricordo male, si intitola Il mito profanato. E anche questo, dall'Epifania del Divino alla favola mediatica, è un argomento strategico. Oggi lavorare sulla mitologia che si costituisce attraverso i dispositivi mi sembra assolutamente essenziale. Ricordo anche che il professore Carmagnola coordina Orbis Tertius, cioè coordina presso l'Università degli Studi della Bicocca, un gruppo di ricerca sull'immaginario contemporaneo che ha dato frutti e sta dando frutti veramente di grande rilievo. Ecco, quindi lo ringrazio molto, poi vi introdurrò il professor Boffi, lo ringrazio molto e lo pregherei di parlarci. Va bene, buonasera, grazie Roberto. Io ho il dubbio che quello che ho da dire sia un po' fuori tema. Non lo so, vediamo. Ho preparato un po' di foglietti, un foglietto per ogni argomento. Lo so, io parlo piano di solito. Allora, quello che... quando uno non sa il significato di una parola, cosa fa? Guarda il vocabolario, giusto? Devoto oli, la Bibbia. Dispositivo, aggettivo, che contiene una decisione, un ordine, la parte dispositiva di una sentenza, la parte conclusiva che contiene la statuizione del giudice. Di conseguenza si dispone che il carcerato venga ricarcerato oppure messo in libertà, eccetera, eccetera. Aggettivo. Sostantivo. Congegno. Parola bellissima, secondo me. Che provvede a determinate funzioni. Dispositivo di sicurezza, dispositivo antifurto,
dispositivo di attacco, il militare, disposizione o organizzazione di forze militari destinate a un attacco, dal francese dispositif. Allora, la prima cosa che si potrebbe notare, dato il vocabolario, è che la parola dispositivo nelle scienze umane e nella filosofia ha una data di nascita che è grosso modo la prima metà degli anni 70. Io non parlerò di tutti quelli che lo hanno reinventato, perché penso che il mio collega ne sappia più di me e sia in grado di dirlo meglio di me. Quello che volevo far notare di questa voce di vocabolario, che probabilmente è la cosa più interessante, è ciò che manca. E che cos'è che manca? Manca precisamente la reinvenzione. Che cosa fanno i filosofi? Gilles Deleuze, che è uno di questi grandi di cui parleremo stasera, dà questa definizione della filosofia. La filosofia è invenzione di concetti. Invenzione vuol dire che tu lo puoi prelevare da un altro ambito disciplinare e lo puoi manipolare e reinventare. È caratteristico, a mio parere, della filosofia francese contemporanea, quella del secondo dopoguerra, questo tipo di attività, cioè un'attività di reinvenzione di concetti. Il caso del dispositivo mi sembra un caso esemplare di questo genere qua. Forse la parola chiave per capire il dispositivo nella filosofia francese e nelle scienze umane del secondo dopoguerra, in particolare dagli anni 60 in poi, è proprio una parola di Deleuze in quel piccolo libro di cui parlava prima il collega e amico Roberto Diodato. È la parola matassa. La parola matassa è usata da Deleuze e secondo me rende bene l'idea. E che cioè che cosa implica? Implica l'assemblaggio di elementi eterogenei. L'eterogeneità degli elementi che compongono il dispositivo è fondamentale, a mio parere. Si potrebbe anche usare una parola marxiana, poi cercherò di spiegare perché. La usa Marx nel celebre frammento sulle macchine dei Grundrisse 1857-59, ed è la parola automa. Il dispositivo ha in sé qualche cosa di automatico, ovvero non è inventato da un soggetto. Il soggetto nel dispositivo ha un ruolo che non è quello del manovratore, diciamo così, è uno degli elementi del dispositivo. Questo mi sembra estremamente importante. E questo manca naturalmente nella definizione di dispositivo. Perché? Perché quella definizione lì, come vedete, ha due origini, grosso modo, meccanica e giuridica. Allora, la reinvenzione filosofica, parlo di scienze umane perché non sono solo i filosofi ad aver fatto questo. A mio parere un grande pensatore, sociologo come Pierre Bourdieu ha qualche cosa da dire di fondamentale rispetto al concetto di dispositivo, anche se non usa direttamente la parola dispositivo. Allora, quello che viene messo in rilievo, secondo me, è il carattere misto e eterogeneo. Materiale e immateriale, per esempio, stanno insieme nel dispositivo. Figurativo e astratto. Personale e impersonale. Volontario e involontario. Finalistico e casuale. Incontriamo sempre questo carattere misto. Primo foglietto, finito. Quanto tempo? 10 minuti. Ah, guarda, se chiedi a me. Scusa, siete voi che amministrate. Sì. In questo caso il responsabile del dispositivo. Tranquillo. Va bene. Allora, abbiamo detto, ha una doppia origine, viene reinventato da Foucault. Ma non solo da lui, ecco, questa è la cosa interessante. Nella Francia, nell'alta cultura francese dell'inizio degli anni 70, la parola dispositivo circola, viene frequentata, viene usata, e adesso chi la usa?
Un'altra domanda interessante. In questo momento chi la usa? Ma per esempio la usano moltissimo gli antropologi. La usano tantissimo, nel posto dove lavoro io alla Bicocca, i pedagogisti. Cioè, dispositivo pedagogico, dispositivo educativo, eccetera. E quindi fa questo percorso, no? Esce dal suo ambito specifico di creazione, si espande in qualche maniera, si annebbia anche un pochino. È nell'aria, dicevo, circola. Per esempio Jean-François Lyotard, che è uno rispettabilissimo, eccellente pensatore, contemporaneo di Deleuze, e di Foucault, di Derrida, nel 1973 scrive un libro che ha il titolo I dispositivi pulsionali. Maurizio Ferraris, nel tradurre questo libro in italiano, ha avuto qualche, come dire, remora, ha pensato che forse era troppo difficile il titolo, e l'ha tradotto in un modo un po' più facile, che è a partire da Marx e Freud. È vero che è più facile, beh, anche meno affascinante, ma comunque. Lyotard usa queste parole. Baudry, un studioso di cinema, in questo libro molto bello, sempre più o meno della stessa epoca, usa la parola dispositivo, quindi si può capire, no? La macchina cinematografica, la macchina da presa è un dispositivo. Sì, però il dispositivo complessivo, dice Baudry, non riguarda solo la macchina da presa, riguarda per esempio l'esperienza dello spettatore. Fa parte del dispositivo, riguarda il modello mentale, il modello epistemologico, diremmo, eccetera eccetera. Viene ripreso, come ha già spiegato Roberto Diodato, in una piccola sequenza però molto significativa, che è Foucault, Deleuze, Agamben. Deleuze lo riprende perché commenta l'opera di Foucault e ci mette del suo, essendo un grande inventore di concetti. Agamben lo usa a modo suo, lo riconverte, diciamo così, all'interno di un suo percorso di pensiero. È vero che in Foucault ricopre le due dimensioni principali del sapere e del potere. A questo punto io vorrei fare, e siamo al terzo foglietto, un tentativo di definizione che risente dell'influenza fondamentale di Foucault. Cioè di tutto questo ambiente che usa la parola dispositivo, sicuramente Foucault è la punta, l'emergenza teorica fondamentale. Quindi com'è che lo potrei definire? Forse nel modo più semplice è questo. Il dispositivo è la modalità operativa di esercizio di un potere. Almeno io lo sento così, lo penso così. La cui configurazione, cioè la cui forma, non è quella della sequenza, ma è quella del groviglio o della matassa, come appunto diceva Deleuze. Foucault, in quella definizione che è stata citata qualche minuto fa, parlava di misure amministrative, enunciati filosofici. Questo già mi dà l'idea dell'eterogeneità, no? Una misura amministrativa, un enunciato filosofico, anche un apparecchio fisico che può entrare nella configurazione complessiva del dispositivo. Quindi è quella della matassa, o anche, si potrebbe usare in linguaggio cinematografico, un montaggio di elementi eterogenei. Questo dà una certa idea del potere, ecco perché la parola dispositivo è una parola chiave nella teoria foucauliana del potere. Perché? Sappiamo che la teoria del potere in Foucault è innovativa, perché la principale affermazione di Foucault sul potere è il potere è positivo, cioè non nega, non dice tu non puoi, anzi al contrario, promuove soggettivazione, dice Foucault, è una istanza positiva. Allora il potere funziona in una dimensione reticolare, ecco la matassa, e non massiccia. Non ci immaginiamo il potere, avete presente, non so, i romanzi di fantascienza distopica da Philip Dick, piuttosto che il potere, questa specie di elemento massiccio. No, il potere no, funziona in modo reticolare, quindi filtra nel sociale, coinvolge la soggettività, e quindi ha questo carattere, no? Questo carattere di
come dire, non ha un contorno preciso che posso dire io sono di qui e il potere di là, no, attraversa noi stessi. E questo è molto coerente con l'uso della parola dispositiva. È positivo e non è negativo, questo lo dicevo. È diffuso e non è soggettivato, cioè non appartiene a nessuno in particolare, ha delle figure che però fanno parte del dispositivo complessivo di potere, quindi non ha una configurazione geometrica, diciamo così, triangolare, apicale, no? È più simile, altra parola deleuziana fondamentale, a un rizoma. Come vedete, rizoma, matassa. Siamo in un ambito linguistico, semantico, in cui ci sono parole che risuonano l'una con l'altra, hanno degli aloni semantici di risonanza. Potremmo usare ancora un'altra coppia, molecolare contro molare, dove la mole è l'insieme massiccio e il molecolare è l'insieme, ancora una volta siamo su Deleuze. Si potrebbe dire non c'è il potere, c'è del potere, ci sono dei poteri. Ecco, la parola dispositivo rende è coerente semanticamente con questa immagine del potere. Jean-François Lyotard, uno di questi appunto filosofi contemporanei a Foucault, che personalmente mi è particolarmente caro, e che è ingiustamente famoso per aver scritto uno sventurato libricino sul postmoderno che gli ha dato una fama mondiale, ma a parte quella cosa lì, che comunque non era niente male, detto fra noi, era comunque un rispettabilissimo e profondo pensatore. Usa non solo la parola dispositivi pulsionali, ma parla in un altro libro dell'inizio degli anni 70 di una configurazione economica che lui chiama economia libidinale. E ancora una volta faccio notare, questo è una mescolanza di due autori, sono Freud e Marx, due autori di grandissima moda in quel periodo naturalmente. L'economia libidinale è l'economia che coinvolge gli elementi libidici, cioè gli elementi della pulsione. Ecco, tutto sommato io penso che si possa dire che quello che lui chiama dispositivo pulsionale consiste in questo, cioè nel fatto che la dimensione economica penetra in profondità nella dimensione pulsionale, cioè coinvolge desiderio e godimento. In termini un po' diversi si potrebbe dire coinvolge, è un termine chiave dell'estetica, quello che Kant chiamava il Gefühl, cioè il sentire. E guardate che la parola Gefühl, come credo sia evidente, è esattamente la stessa della parola inglese feeling, perché tedesco e inglese sono l'una il dialetto dell'altra, si potrebbe dire, no? Ecco, l'economia libidinale è questo, è il coinvolgimento economico del feeling. Perché insisto su questa cosa? Perché secondo me quello lì è uno dei dispositivi più interessanti, il dispositivo economico che coinvolge il feeling, il Gefühl, la pulsione, il libidinale, come strumento, come modello economico. Aggiungo un'ultimissima osservazione breve su questa storia qua. Dunque, il pensiero francese lavora sulla risonanza di queste invenzioni linguistiche concettuali. Per esempio, quando Derrida usa le parole disseminazione e differenza, ma soprattutto la prima, disseminazione, voi cogliete che c'è una risonanza con questo quadro, no? di un potere che non è più identificabile in termini tradizionali. Oppure quando Lyotard ancora una volta usa la parola différende, che è un participio, il dissidio, l'essere in dissidio, l'impossibilità che esista un unico regime che mette insieme tutto. Ci sono questi regimi eterogenei che si corrispondono e non sono riassumibili in un unico insieme molare. Eccetera eccetera. Quindi qual è la prima conclusione? Loro ho detto gli elementi comuni sono l'eterogeneità, l'assemblaggio, l'aggregazione, la frammentazione. Di che cosa sono l'opposto? Della totalità, dell'organicità, e quindi di un'idea formidabile della filosofia moderna da cui
tutti questi in qualche maniera prendono le distanze critiche per motivi che riguardano l'evoluzione del loro pensiero. Posso fare una prima conclusione, forse potrei anche fermarmi qui. No, ma prima faccio... Ci sono delle curiose analogie, secondo me. Cioè, se noi cominciamo a pensare al dispositivo in questa maniera qui, come aggregato di eterogenei, ci sono delle curiose analogie, certamente non volute, ma però significative. Per esempio, nel design c'è una corrente che lavora su questo tipo di oggetti. Il design... tradizionale è una specie di pelle omogenea, no? Che tende a coprire. Ma se voi prendete la lampada aggregato di Enzo Mari, è uno dei grandi del design italiano, com'è fatta? È fatta di una specie di catalogo di elementi eterogenei che voi potete montare insieme. E non è un caso, il titolo è molto significativo, si chiama aggregato, non si chiama sistema, si chiama aggregato. Ed è composta in modo che voi... guardiate e possiate identificare nella loro eterogeneità tutti gli elementi che compongono questa lampada. È, a mio parere, interessante. Potrei fare degli esempi anche un po' più azzardati. L'organico ricopre come una glassa. L'aggregato mostra le parti, come una motocicletta naked, per esempio. Mi fermo perché la cosa poi diventa azzardata. Allora, una prima conclusione che si potrebbe trarre è questa. È, a mio parere, curioso e interessante il fatto che per produrre una teoria del dispositivo bisogna ottenere la stessa configurazione del suo oggetto. Cioè una teoria del dispositivo è costruita mettendo insieme elementi eterogenei, tradizioni eterogenee. Esattamente come è fatto il dispositivo, cioè una teoria del dispositivo è un assemblaggio teorico che viene da fonti diverse. E può essere prodotta assemblando pezzi disparati. Domanda, che cosa ce ne facciamo? Cioè è affascinante, certo, dal punto di vista teorico, ma che uso ne facciamo? Bene, facciamo un uso, a mio parere... importantissimo per capire come funziona il presente, specificamente come funziona il potere. Io credo che ci siano due versioni, due, come dire, tonalità di questo modello del dispositivo. Cioè, secondo una certa idea, il dispositivo serve ad arginare delle forze. Cioè, il sociale, particolarmente Deleuze, secondo me, è composto di flussi e di forze che tendono, e questo lo dicono Deleuze e Guattari, per esempio, a scappar via da tutte le parti. Allora, il dispositivo è un modo di governare, di arginare, di irreggimentare, o come scrive ad esempio Agamben, di catturare delle forze centrifughe nel sociale. Quindi avrebbe, diciamo, una funzione prevalentemente di contenimento. Questo filone di pensiero percorre la gran parte di questi autori. Però se noi prendiamo la teoria del potere di Foucault in termini radicali, quando Foucault dice, guardate che il potere produce, non è che limita o vieta, produce qualcosa, produce nuovi tipi di soggetti, per esempio. Beh, allora potremmo dare una versione del dispositivo più positiva. Cioè, il dispositivo produce qualcosa. E a questo punto dovremmo provare ad analizzarne qualcuno di questi dispositivi. Io ne ho in mente due, però posso anche fermarmi qua. Il primo è il dispositivo pedagogico, ma non spetta a me analizzarlo perché ci sarà una specifica sessione su questa cosa qua. Vorrei soltanto dire una cosa, ed è una protesta. Io protesto contro il modo in cui il dispositivo pedagogico ha distrutto l'università e l'istruzione superiore in Italia. Protesto vigorosamente.
protesto contro il fatto che la maggior parte del tempo di noi docenti, insegnanti e anche di quelli che insegnano le scuole medie superiori sia dedicata a rispondere alle procedure e che noi dobbiamo ricavare il tempo per studiare e per preparare le lezioni nei ritagli che ci vengono lasciati dalle procedure. Questo è l'esito disastroso del dispositivo educativo italiano. Lo devo dire perché è una cosa scandalosa. La gente lo deve sapere. E qualcuno di voi sicuramente lo vive sulla propria pelle. Io volevo fare l'esempio di un dispositivo in particolare, però siccome ho già preso la mia mezz'oretta, mi fermo. Procedi, procedi assolutamente. L'esempio che volevo fare io si chiama la macchina del sentire. La macchina del sentire è un dispositivo. Prevalentemente sarebbe un dispositivo estetico, quindi io dovrei fermarmi perché il dispositivo estetico ne parlerà il collega e amico Elio Franzini a suo tempo. E quindi ho un po' di, come dire, di remore a parlare di questo. Però io in mente, allora, il dispositivo abbiamo detto sinonimi, congegno, macchina, perché no? Io ho in mente due parole greche che hanno a che fare con la macchina. La prima è mechanè, mechanè è la macchina, meccanismo, mechanè. La seconda è exis, che è una bellissima parola che noi facciamo fatica a tradurre, disposizione, qualcosa del genere, appunto, disposizione. La trovate in Aristotele, per esempio. Cioè, la disposizione è qualcosa che riguarda il carattere, l'ethos, e poi c'è l'educazione, eccetera, eccetera. Disposizione. È curioso, è molto interessante il fatto che Foucault non adopera solo la parola, non inventa solo la parola dispositivo, parla anche di grandi disposizioni del sapere. Grandi disposizioni del sapere, nelle parole e le cose, 1966. Allora, io ho in mente una macchina che tutti quanti noi frequentiamo, usiamo e da cui siamo usati, e che io chiamo la macchina del sentire. Che cos'è la macchina del sentire? Secondo me i due poli della macchina del sentire li troviamo già in Marx. Dove? In due luoghi marxiani. Uno è il frammento sulle macchine dei Grundrisse, cioè dei lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica del 1857-59, e l'altro è il celebre capitolo sul feticismo delle merci che si trova all'inizio del Capitale. Cioè, se noi risaliamo indietro di 150 anni, troviamo già, secondo me, i due elementi componenti che verranno poi assemblati e riassemblati nel contemporaneo in questa cosa che io chiamo la macchina del sentire. La faccio breve. Che cosa dice Marx in questi due frammenti? Il primo frammento dice: la produzione oggi, 1857-59, è in un regime di macchine che è diverso dalla produzione precedente. Questo regime di macchine lui lo chiama automa. E come è fatto l'automa? È esattamente come il dispositivo di cui ho cercato di parlare. Cioè l'automa ha tre componenti tra loro eterogenee e assemblate, il cui prodotto è l'oggetto merce. Queste tre componenti sono la macchina fisica, tecnologica. Il libro di Baudrillard è molto preciso su questo. Nel dispositivo cinematografico c'è la macchina fisica. Poi c'è l'operaio, e questa è una cosa interessante. L'operaio non è quello che governa il dispositivo, è un pezzo del dispositivo. Quindi c'è un elemento materiale, fisico, c'è l'elemento dell'operaio, il lavoro diventa conoscenza. Nell'economia della conoscenza l'operaio diventa una parte del dispositivo. La terza parte è culturale, diciamo così, è immateriale, ed è lo stato, dice Marx, della conoscenza tecnico-scientifica. Che cos'è l'automa? È l'insieme di queste tre parti. Cioè l'automa non è il robot, è il meccanismo produttivo complessivo. E questo è esattamente il dispositivo. Il secondo pezzo marxiano si trova all'inizio del Capitale, quando Marx dice la merce ha questo potere di essere sensibilmente sovrasensibile.
la merce si comporta come se avesse un'anima. Il tavolino che si mette a ballare, se qualcuno ha letto l'inizio del Capitale, è famosissima questa immagine qua, no? Cioè la merce si comporta come se fosse un oggetto animato. Provate a mettere insieme questi due pezzi. Che cosa che avete? Avete l'economia dei beni simbolici, cioè avete l'economia di quelle merci che ti strizzano l'occhio, che ti parlano, che ti raccomandano, due punti, enjoy, punto esclamativo. Ecco, questa è un po' l'intuizione, dopo mi fermo davvero. Allora, posso dire che la macchina del sentire è un dispositivo dell'economia contemporanea? Certo. Come funziona? Funziona esattamente come lo diceva Marx, ma naturalmente non è la stessa macchina. Cioè, dentro in questa macchina, quali sono le parti componenti? Le parti componenti sono narrazioni, immagini, figure, prodotti naturalmente, quindi oggetti, soggetti, luoghi. Se vi capita, andate a Solomeo a vedere la Solomeo di Brunello Cucinelli. Sapete chi è Brunello Cucinelli? Uno dei grandi personaggi della moda italiana. Cosa ha fatto Brunello Cucinelli? Solomeo è un posto che c'è dalle parti di Perugia, è un vecchio paese. Allora, Solomeo si è comprato il paese, quello antico. Sotto c'è la fabbrica, poi c'è una piccola collinetta di 100 metri e sopra c'è il paese di Solomeo. Cos'è che ha fatto? L'ha svuotato completamente e l'ha ridotto a una quinta di teatro. È un paese rinascimentale, ma è una quinta di teatro. Come si chiama quell'operazione lì? Si chiama immaginario, cioè si chiama come dire, costruzione di un oggetto fantasy. Fa parte dell'economia, è altro che, certo che fa parte dell'economia, è la parte fondamentale, è la parte immaginaria di questo tipo di economia. Ecco, la macchina del sentire secondo me funziona così, come un'aggregazione di questi elementi, per cui da una parte hai le fabbriche del sudore, si chiamano così, quelle del sud-est asiatico, dove un paio di scarpe Nike piuttosto che Adidas o un computer Mac eccetera eccetera costa $5, e dall'altra parte però hai lo showroom dove la scarpa Nike o Adidas costa €150. Da dove viene quel differenziale lì? Dall'economia dell'immaginario, cioè è un'economia che non funziona più come estrazione di plusvalore attraverso il tempo di lavoro. Questa è l'economia marxiana, che estrae plusvalore dalla parte opposta del processo, cioè dalla parte finale. Ecco, questa secondo me è una macchina del sentire. La cosa significativa è che io credo che dal punto di vista, come dire, morfologico, possa essere descritta nei termini di Foucault. È un dispositivo di potere, altro che. Che fa presa, aveva ragione Lyotard, su che cosa? Sulle pulsioni, sui desideri. Quindi è produttiva, certo che è produttiva in due modi, uno perché produce plusvalore direttamente, due perché produce o riproduce il nostro sentire, quindi è produttiva da quel punto di vista lì. Noi siamo dentro in questa macchina qua, non è che siamo da un'altra parte. Giustamente Gilles Deleuze diceva, noi siamo e agiamo all'interno dei dispositivi. A questo punto c'è la domanda etica, ma la domanda etica ce la dobbiamo fare naturalmente, ed è: come ne usciamo? Ma qui mi fermo, grazie. Allora, ringrazio moltissimo per questa splendida relazione. Poi avremo, spero, modo di ascoltare le vostre domande e di discutere. E introduco il professore Guido Boffi, carissimo amico e collega all'Università Cattolica, dove insegna storia dell'estetica. Professor Boffi ha lavorato molto su cose che per l'estetica sono assolutamente essenziali, in particolare la filosofia tedesca, la filosofia
classica tedesca, ha lavorato su Schelling, ha lavorato su Fichte, ha lavorato su Schiller, li ha commentati, tradotti, ha pubblicato libri, saggi su questi autori, ha lavorato sulla importante filosofia estetica di lingua tedesca del Novecento, su Warburg, su Benjamin, però su Nietzsche. Ha dedicato anche una grande attenzione ai fenomeni contemporanei. Ha scritto due volumi di grande interesse, a mio avviso, sul concetto di migrazione, concetto molto complesso. Vi invito a leggerli perché veramente compirete un'avventura all'interno dell'idea di migrazione. Ha lavorato anche recentemente su Nietzsche in modo molto originale attraverso lettura foucaultiana, che la lettura foucaultiana di Nietzsche introduce in modo piuttosto specifico e molto profondo la questione dei dispositivi. E quindi sono molto lieto che abbia accettato il nostro invito e che ci possa dire delle sue idee. Grazie. Prego. Grazie della presentazione e grazie della tua relazione, Fulvio, perché ho imparato molte cose. Io mi limiterò a tre glosse, credo, a questo punto, e vorrei essere molto breve. Non so se 5 minuti ciascuna, ma ci provo. Tre glosse, direi, su quella che tu hai chiamato una piccola linea, una piccola sequenza, cioè in modo molto specifico vorrei guardare semplicemente alla triade Foucault, Deleuze e Agamben, in modo molto meno creativo di quanto hai fatto, un modo un po' più micrologico, direi. Ma prima di tutto prendo un passaggio da Che cos'è la filosofia, che i miei studenti amano tanto, perché glielo faccio leggere. E credo, vabbè, prima la leggo. In questa edizione il paragrafo che in me ha messo in moto esattamente quanto diceva il professor Deodato presentandomi è il paragrafo geofilosofia, che per me è decisivo sul piano della mia ricerca personale, lo è stato, e che continua a mettermi in moto. Non lo commento, ma voglio cogliere soltanto un'immagine. Inizio, è l'inizio del paragrafo. Dice: il soggetto e l'oggetto forniscono una cattiva approssimazione del pensiero. Pensare non è un filo teso fra un soggetto e un oggetto, né una rivoluzione dell'uno intorno all'altro. Il pensare si realizza piuttosto nel rapporto fra il territorio e la terra. Salto quello che c'è in mezzo perché parla di Kant e poi diventa un po' tecnico. La terra, e anche qui è un po' strano, è deterritorializzante e deterritorializzata. Lasciamo perdere, punto e virgola, qua viene la cosa. Si confonde con il movimento di coloro che abbandonano in massa il proprio territorio. Aragoste, che si mettono a camminare in fila in fondo all'acqua. Pellegrini o cavalieri che cavalcano una linea di fuga celeste. Ecco, spiegare un po' la terra, la deterritorializzazione diventerebbe un po' una palla e non lo faccio.
Niente, un po' tecnico. Però mi fermo su questa immagine, sull'immagine delle aragoste. Perché io credo che l'immagine delle aragoste ci possa spiegare benissimo che cosa intende dell'espero un dispositivo. Le aragoste che camminano sott'acqua. Questo perché il nostro tema è dispositivo. Ma il problema non è dispositivo. Cioè, noi abbiamo a cuore la questione del dispositivo o ci poniamo il problema del dispositivo perché? Perché hanno inventato dispositivi? No. Tante cose sono state inventate nella storia dell'uomo e non si sono fatti problemi filosofici. Qual è il problema che dobbiamo pensare avendo a tema dispositivo? Il problema che dobbiamo porci, e credo che debba funzionare come il perno attorno al quale disporre la raggiera degli interventi di questo ciclo, sia quello della soggettività e della libertà. Sono come i due lati del perno attorno a cui gira la ruota. Di questo si tratta, a mio avviso. E infatti prima, nella bella relazione che abbiamo ascoltato, in un passaggio, Fulvio Carmagnola ha detto che la questione del dispositivo in Deleuze, in Foucault, pardon, è anche produzione di soggettività. E questo è fondamentale, ma è fondamentale nella posizione del problema. Cioè, già quando abbiamo deciso, si è deciso, avete deciso di assegnarci questa relazione e avete messo a tema Foucault. Allora, Foucault non è sapere potere. Foucault è sapere, potere, soggettività. Punto. Questo è il concatenamento. Non si può pensare sapere senza potere, non si può chiuderla lì. Sono tre le maglie del concatenamento. Una, l'altra, l'altra, che le pagine dei manuali ci insegnano a classificare come Foucault degli anni 60. Sapere, epistemologia, il campo epistemologico, che cos'è un episteme, eccetera, eccetera, eccetera. Anni 70, con tutto quello che è successo sul piano della lotta sociale, il discorso dei poteri, l'impegno di Foucault nel GIP, nel gruppo delle prigioni, eccetera, eccetera, eccetera. Anni 80, il Foucault trip greco, che in realtà è soltanto una messa in questione della soggettività, a partire da un confronto fortissimo, da un lato con la filosofia tardo-ellenistica e d'altro lato invece con i padri della Chiesa. Importantissimo, importantissimo. Tra i discorsi che prima si faceva c'era l'aspetto della sessualità, uno dei primi dispositivi è la sessualità. Ed è fantastico, è appena stato edito da Gallimard, il quarto volume, Les œuvres de la chair, di Foucault, che è il quarto volume della volontà di sapere, che non era mai stato pubblicato fino adesso. È fantastico perché in questo volume abbiamo una visione della sessualità analizzando i padri della Chiesa, non come ci si potrebbe aspettare, luogo della repressione. Tutto al contrario. L'analisi foucaultiana mette in luce come sia il luogo di produzione di una soggettività diversa. Vabbè, ma questo non lo tocco perché mi porterebbe da un'altra parte. E torniamo a quanto stavo dicendo prima. Cioè, il problema è quello della, credo che sia quello della soggettività. E qui dobbiamo, sono un po' noioso perché io sono abituato a guardare le cose mettendole sotto vetro,
dovremmo distinguere soggetto, soggettività, non sono la stessa cosa. Non si tratta di soggetto. Soggetto, se per soggetto intendo il soggetto come lo pone a tema la filosofia, allora dovremmo quasi azzardarci a dire che come, che per Foucault, come non esiste potere, così non esiste soggetto. Non si può parlare del soggetto in Foucault, è una idiozia. Non esiste. Foucault ci porta a parlare di che cosa? Ci porta a parlare dei processi di soggettivazione. Infatti, dicevo, il titolo sarebbe Saperi, Poteri, Soggettività. E adesso poi cerco di spiegare che cosa intendo per soggettività in Foucault. Ma la cosa importante da capire in relazione poi all'analisi degli altri due autori è che occorre capire che tutta la disamina compiuta da Foucault sui dispositivi si lega al fatto che qualsiasi dispositivo per funzionare ha bisogno della libertà del soggetto. Quindi se noi intendiamo il dispositivo come immediatamente repressivo, non capiamo perlomeno ciò che vuol dire Foucault. Foucault ha un'altra idea. Quella semmai si avvicina molto di più a quello che fa Agamben di Foucault, che compie un'operazione ben precisa su cui torno dopo. La libertà del soggetto deve essere compatibilizzata, perché deve essere governata e deve essere orientata a finalità generali. Quindi occorre che il soggetto, la soggettività per dire meglio, sia libera. Questo è fondamentale. Ogni volta che Foucault scrive soggetto, e lo scrive di fatto, noi lo leggiamo nei testi di Foucault, nelle interviste che ha lasciato, nei testi, dobbiamo capire una cosa fondamentalmente. Cioè, naturalmente, come non esiste un potere che sia una cosa, l'ha detto prima bene Fulvio Carmagnola, il potere non è qualcosa che qualcuno detenga, il cattivo di turno, quello che ci opprime, non è questo. Questa è un'idea idiota di potere, un'idea volgare di potere. Non c'entra nulla con quello che pensa Foucault. Come non è una cosa, come non è neanche un'istanza trascendentale che mette in esercizio i dispositivi. Non è neanche questo il potere. Come non è una cosa neppure il sapere, perché il sapere è uno spazio d'ordine, non è qualcosa che qualcuno detenga. Altrettanto non è una cosa il soggetto. Quando si parla del soggetto si intende il tracciato del farsi della soggettività, il suo prodursi liberamente dentro i giochi strategici del potere. Di questo si tratta. Mi fermo un istante sulla nozione di soggettività e di processo di soggettivazione, cioè del processo che produce soggettività, si diceva prima. I processi di soggettivazione sono assolutamente impensabili e impraticabili al di fuori dei meccanismi del potere. Questo è un punto fermo. In un testo del 1982, quindi 2 anni prima della morte di Foucault, Foucault si mette a rileggere la propria attività, questo ogni tanto i filosofi lo fanno, e quasi sempre mischiano le carte dicendo ho sempre detto quella cosa lì, in realtà ne dicevano un'altra, però rileggendo, tanti hanno fatto così. No? Vabbè, e Foucault in questa occasione dice io non mi sono mai occupato di potere, il mio problema è sempre stato il soggetto. E proprio lo scrive nero su bianco.
E in questa occasione introduce un punto di vista leggermente diverso, nuovo rispetto al potere come sistema. Come sistema di giochi, di strategie e di tattiche, perché poi di sistema si tratta, attenzione. Anch'io butto un azzardo, un'idea di potere come quella che ha Foucault assomiglia a qualcosa che nella storia della filosofia abbiamo già sentito muoversi. A me fa venire in mente il Geist di Hegel, per esempio. È un'istanza di circolazione che si concretizza e che continuamente si riarticola. Fa epoche il potere, esattamente come il Geist di Hegel. Ma la lascio lì perché è soltanto una suggestione. In questa occasione introduce, ripeto, oltre all'idea del potere come gioco, un termine che risulta abbastanza nuovo per i lettori di Foucault. È il termine condotta. Il termine condotta viene sfruttato da Foucault nella sua ambiguità. Condurre significa, per un verso, guidare gli altri, no? A seconda che ci si trovi meccanismi coercitivi più o meno rigidi. Vabbè, condurre gli altri. Ma significa anche il modo di comportarsi all'interno di un campo più o meno aperto di possibilità. E quindi l'esercizio del potere consiste nel guidare la possibilità di condotta e nel regolare le possibili conseguenze. Fondamentalmente il potere consiste non nel soverchiare un avversario mentre lo si affronta. Questa è l'idea idiota di potere, dicevo, questa è l'idea volgare di potere. Ma neppure consiste nell'obbligo di qualcuno nei confronti di qualcun altro. Il potere è questione di governo. Per il Tor di Foucault questa è una cosa abbastanza nuova, perché appunto c'è sempre parlato di lotte, di giochi. Questo cambia un po' cambia un pochino le cose. Ma che cosa consente di pensare? Consente di pensare due movimenti nello stesso tempo. L'azione delle relazioni di potere su quei nuclei relazionali in cui consistono gli individui in vista di plasmarne la soggettività, e quindi questa è la dimensione della condotta di governo sugli altri, da un lato, e dall'altro lato l'azione interconnessa dell'individuo su se stesso, sul proprio sé, ed è la dimensione del governo della condotta di sé. Qui emerge allora l'idea di soggettività a cui volevo arrivare come configurazione instabile, temporanea nel senso di legata al tempo, provvisoria, instabile, dicevo, emergente non soltanto dalle relazioni di potere nel loro tentativo di superare quelle che Deleuze chiama le linee di fuga resistenziali, ma anche dall'interazione fra strategie di governo e tecniche di sé. Che cosa possiamo dire della nostra soggettività? Questo è il problema, appunto, dove quel possiamo significa potenza e libertà. Come possiamo dire noi la nostra soggettività? Questo è il problema del dispositivo. Non è semplicemente la cattura. La forma della nostra soggettività si costituisce ogni volta proprio perché non è soggetto, proprio perché non fa soggetto, non lo può fare. Anzi, è ciò che erode la forma soggetto, la soggettività. In questo è
l'aspetto deterritorializzante. Come l'esito, dicevo, la forma della nostra soggettività emerge come l'esito temporaneo e provvisorio di modi oggettivizzanti di soggettivazione, così come di modi autonomi di soggettivazione. E quindi possiede una struttura a chiasmo, in cui le due dimensioni della soggettivazione e dell'assoggettamento non possono essere separate. Cosa significa? Significa che non possiamo pensare né semplicemente la struttura oppressiva né semplicemente la struttura produttiva, ma soltanto il loro persistente, indistricabile nesso. Di questo si tratta. Non possiamo credere all'individualismo metodologico che ci fa pensare alla perenne capacità di produzione del soggetto, e non possiamo neanche credere di essere giocati da sempre e per sempre dentro meccanismi di cattura della soggettività. Questa è l'idea fondamentale foucaultiana, mi pare. Prima glossa, seconda glossa, Deleuze. Deleuze è il più foucaultiano degli interpreti di Foucault, oltre che essere il più inventivo dei lettori di Foucault. È uno dei pochi che l'ha capito veramente, fino in fondo. Anzitutto l'immagine che ha Deleuze di Foucault, che è un'immagine che richiama Kant, e non è caso, un caso che richiami Kant. Beh, quanto Kant non c'è in Deleuze, in Foucault? Moltissimo. Foucault per Deleuze è il cartografo, lo stesso termine lo usa per Kant. È il cartografo perché pensa per linee. E infatti il dispositivo diventa matassa, matassa multilineare, multitraccia. È la prima pagina di questo meraviglioso libretto, che è veramente potentissimo. Che cos'è un dispositivo? No, lo citava prima Fulvio Carmagnola. Che cos'è un dispositivo? È innanzitutto una matassa, un insieme multilineare composto di linee di natura diversa. Ogni linea è spezzata, soggetta a variazioni di direzione, biforcante, biforcuta, soggetta a derivazione, eccetera, 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 eccetera. È tanto bello, ma non c'è tempo. Il passo che compie, non commento, cerco di essere veloce, il passo fondamentale che compie Deleuze in questo libretto è quello, dopo aver spiegato che cos'è il dispositivo per Foucault, di arrivare a una filosofia dei dispositivi. Questo è specifico solo di Foucault. E lo scrive. Ne derivano due conseguenze importanti per una filosofia dei dispositivi, che non sta da nessun'altra parte. Foucault non ci ha mai pensato a scrivere una filosofia. Foucault voleva analizzare dispositivi concreti, dispositivi di cattura nei poteri effettivi. Non interessava fare una filosofia dei dispositivi. Ma può interessare certamente a uno come Deleuze, che ha il gesto dell'ontologista potentissimo. Per Foucault l'ontologia è l'attualità, per Deleuze l'ontologia è un confronto duro con l'essere dell'attualità. E confrontandosi con Foucault per una filosofia dei dispositivi traccia alcune conseguenze. La prima è il rifiuto degli universali. L'universale non spiega niente, è esso che deve essere spiegato. È una cosa su cui insisto spesso con i miei studenti. Non è che i problemi filosofici li risolviamo perché ci attacchiamo all'essere, alla verità, al bene.
non sono soluzioni di problemi, risolvono per niente, i problemi rimangono tali e quali. Bene, il vero, potrei mettere l'arte, l'uno, il tutto, sono processi singolari di unificazione, di totalizzazione, di verificazione, di oggettivazione, di soggettivazione immanenti, che stanno qui, qui e lì. E poi è interessante che qua dentro emergono i nomi di Spinoza e di Nietzsche su questo punto qua. La seconda conseguenza, dice, è la creatività. Ogni dispositivo si definisce per il suo contenuto di novità e creatività, che indica contemporaneamente la sua capacità di trasformarsi o già di incrinarsi a favore di un dispositivo futuro. Qui mette a frutto l'idea foucaultiana che il potere non arriva mai a ricoprire la capacità creativa della soggettività. È per questo che rimane il margine della linea di fuga. I dispositivi creano soggettività, non la reprimono soltanto, e la creatività indotta proprio dai poteri è quello che il dispositivo non è in grado di antivedere, di prevedere, di guardare dall'alto e dunque di catturare. Ogni dispositivo è un posizionamento di forze. Ogni dispositivo è una situazione in divenire, una situazione attraverso la quale si organizzano molteplicità. Avrei da dire altre cose, ma inizio la terza glossa. La terza glossa è l'operazione che Agamben, che assieme a Antonio Negri e a Esposito, il filosofo italiano più letto e più tradotto al mondo, e dunque il filosofo che non possiamo non conoscere, che lo conosce tutto il mondo. Tutto il mondo si fanno seminare sul pensiero di Giorgio Agamben, nelle facoltà non solo di filosofia, di economia, di teologia. Nel 2006 decide di scrivere un libretto che ha lo stesso titolo, paro paro, di quello di Deleuze. Che cos'è un dispositivo? Gioco che fa di nuovo l'anno scorso, se non mi sbaglio, quando pubblica un altro libro che ha lo stesso titolo di un'altra opera di Deleuze e Guattari. Che cos'è la filosofia? Non si tratta di plagio, ovviamente, e neanche perché. E perché lo scrive lui, qua, e ne dà una ragione metodologica che è straordinaria, partendo da Feuerbach. La leggo perché se non capiamo questo, non capiamo come lavora Agamben. Invece è un passaggio, uno snodo fondamentale. È dichiarato, uno dei principi metodologici che seguo costantemente nelle mie ricerche è quello di individuare nei testi e nei contesti in cui lavoro quello che Feuerbach definiva l'elemento filosofico, cioè il punto della loro Entwicklungsfähigkeit, letteralmente capacità di sviluppo, il locus e il momento
in cui essi sono suscettibili di uno sviluppo. Tuttavia, quando interpretiamo e svolgiamo in questo senso il testo di un autore, viene il momento in cui cominciamo a renderci conto di non poter procedere oltre senza contravvenire le regole più elementari dell'ermeneutica. Ciò significa che lo svolgimento del testo in questione ha raggiunto un punto di indecidibilità in cui diventa impossibile distinguere fra l'autore e l'interprete. Questo punto metodologico è fondamentale per qualsiasi lettura di Agamben, che è beniaminianamente un filosofo che cita il mondo, può costruire un'opera solo di citazioni. E ogni volta arrivando lì, qui, su questo punto qua, in cui ti fa seguire l'autore, e tu ti fa calare dentro l'autore, credi di pensare all'autore, a un certo punto, tac, la svolta, la biforcazione improvvisa, e ti trovi da un'altra parte. Cioè giungere al punto fin dove io che parlo di Foucault non mi distingo più da Foucault. Sembra di leggere la stessa cosa. Questo è il suo modo di lavorare su Foucault. E poi scatta, il meccanismo gira e ti ritrovi tutto da un'altra parte. E il gesto qua lo fa nello stesso capoverso ed è il gesto che serve per capire che cosa intenda Agamben con Foucault. È ti ritrovi veramente in Foucault rovesciato, esattamente arriva a dire l'opposto di ciò che dice Foucault e l'opposto di quello che dice Deleuze, trovando la propria strada e indicandocela. C'erano tre righe che non vi leggo, che dice non voglio fare filologia, grazie, volta sua, punto a capo. Vi propongo nulla di meno che una generale e massiccia partizione dell'esistente in due grandi gruppi o classi. Da una parte gli esseri viventi o le sostanze, dall'altra i dispositivi in cui essi sono incessantemente catturati. E questo è il punto. Questo è il punto. E qua colpiscono due cose. Uno, l'assetto binario della concettualizzazione. Viventi dispositivi, non soltanto però come sosteneva Foucault le fabbriche, le scuole, le prigioni, ci mette Agamben, ci mette la scrittura, i device, no? Cellulari, computer, laptop, quello che volete, ma soprattutto il linguaggio. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la unidirezionalità non riversibile del vettore di cattura. Io non posso. Il mio microfono è acceso, quindi. Pronto? Prima si sentiva bene. No, vai, tranquillo, vai. Non so, non dipende da questo dispositivo, dipende da qualche altro. Questo. Ecco, adesso ci siamo. Alla sterminata proliferazione dei dispositivi fa riscontro un'altrettanto sterminata proliferazione dei processi di soggettivazione. Questo è Agamben. Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che uno stesso individuo può essere via via o anche contemporaneamente molte cose a seconda del dispositivo a cui sia connesso. Diventa una maschera. Ma si tratta di una connessione per Agamben ogni volta totalizzante, senza resti. È una adesione, dicevo, rovescia Foucault. Nel senso che processi di soggettivazione qui in Agamben significa appunto assoggettamento, punto e stop. Quindi c'è soltanto il vettore di passivizzazione. Se prima ho cercato di mettere in luce la complessità e due elementi,
Foucault usa la stessa parola, appunto, Entwicklungsfähigkeit, io prendo i suoi termini, vi faccio credere che sto dicendo quella cosa lì, ma sto dicendo tutt'altro. Dice tutt'altro, dice esattamente il contrario di quello che sostiene Foucault. E se non si arriva a capire questo, noi si legge a gambe come se stesse leggendo Deleuze o Foucault, quando in realtà... E qui sarebbe da discutere su la biopolitica, no? La faccio molto, 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 molto rapida e molto, molto semplice. Nella prospettiva di Agamben, il dispositivo, dicevo, è una macchina di assoggettamento e di desoggettivazione radicale. Egli ne parla come di un complemento della struttura di sovranità, quindi che funziona come una macchina biopolitica assoluta, dove nel biopolitico Agamben coglie soltanto un elemento, il biopotere. Biopolitico è biopotere per Agamben. Due momenti. Il primo è la sovranità che produce l'eccezione che la fonda, separando sempre il cittadino dal puramente vivente. Questa è l'idea che ha Agamben, questa è l'idea che può sembrare astratta, Agamben, il suo esempio però è quello di prendere il paradigma per tutto l'Occidente. Il paradigma per tutto l'Occidente, lo sappiamo, è il campo di sterminio. Per cui l'essere umano è ridotto a nuda vita. E qui c'è la ripresa dei due termini, Zoe e Bios, da Hannah Arendt. Ma lasciamo, questo non ci interessa. Comunque, è questa cosa qua. La prima idea è questa. La seconda è quella del trapasso dall'idea di popolo all'idea di popolazione, in cui non resta nulla di soggettività, ma una massa puramente uccidibile. Ora, non sto a farla lunga su queste cose qua, ma la cosa rilevante è che per Agamben ogni dispositivo opera desoggettivazione e perciò organizza una scissione. Se il dispositivo di sovranità è quello che separa la vita del cittadino dalla nuda vita, qualsiasi dispositivo tecnologico continua la separazione tra uomo e animale indotta dall'ominazione. Il ragionamento di Agamben è molto semplice, questo dice: l'uomo sì, l'antropogenesi è simultanea, non uso questi termini, cioè antropogenesi sì, però non, io dico è simultaneamente anche una cosmogenesi, nel senso che nel momento in cui l'uomo produce se stesso, produce un mondo che è un mondo di possibilità di intervento. Ma come avviene? Avviene separandosi dall'animalità. Intanto l'essere umano diventa soggetto, intanto l'essere umano diventa un soggetto, si produce come soggetto, in quanto si produce attraverso il linguaggio, separandosi dall'animalità. Agamben dice, dunque, l'uomo è da sempre catturato nel linguaggio. E quindi è sempre separato. E questa separazione si riproduce ogni volta che l'essere umano si soggettivizza attraverso dei dispositivi tecnologici. Quindi sempre, che vada dal device, ogni volta che prendiamo in mano lo smartphone, ogni volta che accendiamo una sigaretta, ogni volta che passeggiamo. Quindi
dal linguaggio ai device tecnologici, tutto ciò ha in comune l'operatività, tutto ciò ha in comune l'operatività di una desoggettivazione radicale che sempre ripartisce l'uomo da se stesso producendone la nudità. E a questo, per Agamben, non c'è scampo. L'unico scampo che vede, secondo la sua visione politica, che è anarchica e messianica nello stesso tempo, è quello che lui chiama della profanazione del sacro, quindi di liberarci da questa logica della sacralità e di assegnare alla politica, o quello che resta del politico, completamente disincarnata dalla soggettività, il compito di riattivare una forma di esistenza libera dall'idea di soggettività. Non c'è possibilità di arrivare a libertà per l'uomo, non c'è assolutamente alcuna libertà in questa prospettiva. Ecco, credo che potrei finire, almeno per il momento, poi posso puntualizzare se volete, ma... Grazie. Adesso, grazie al professor Boffi per questo invito a pensare attraverso Foucault, Deleuze e Agamben. Adesso vi chiedo se ci sono degli interventi, delle domande, delle questioni che vogliate porre all'attenzione dei nostri relatori. Penso che abbiamo qualche minuto, Ferruccio, ecco, per le vostre questioni. Prego. Grazie, funziona, sì. Partendo da quest'ultimo punto, tornando alla fine del primo intervento, mi verrebbe da aggiungere una domanda, cioè come ne usciamo, il perché uscirne, come domanda etica. Chi è che deve rispondere, lui o io? No, entrambi sarebbe... Dunque, come ne usciamo? Secondo me non vuol dire necessariamente uscire dal dispositivo, come ha spiegato benissimo adesso il mio collega. In Agamben c'è una soluzione radicale. Io ho fatto bene a non parlare di Foucault, Deleuze e Agamben, perché sapevo che ne parlava lui, quindi ho preferito spostarmi su un altro piano. Io credo che tu abbia ragione. Per Agamben la strategia per uscirne è disattivare il dispositivo. È molto chiaro questo. Cioè, disattivare il dispositivo. Cioè lui dice, ed è stato detto molto bene, il mondo si divide in due pezzi, i viventi e i dispositivi. Il che vuol dire che, da un certo punto di vista, se dovessimo dirlo in termini critici, lui impoverisce la nozione di dispositivo. E impoverisce la nozione di potere che si trova in Foucault, no? Quindi quella lì è una soluzione. Come uscirne? È una soluzione di tipo disattivare la macchina, cioè mettergli un bastone dentro negli ingranaggi, vuol dire questo. Come, dopo ciascuno lo vede a modo suo, è una soluzione di tipo anarchico. Non è, secondo me, la soluzione di Deleuze, neanche quella di Foucault, per quanto io possa avere capito. L'altra soluzione è giocarci. Prima di fare questo mestiere qua, io ho fatto per circa 15 anni il consulente aziendale, continuando a studiare filosofia, per fortuna, se no diventavo matto. E quindi sono un po' schizofrenico. Però io come funziona l'organizzazione di impresa lo so abbastanza bene e ho avuto anche dei maestri notevoli. Perché ve lo dico? Voi dite, ma a noi cosa ci interessa? E ve lo dico perché, vista dall'interno, l'impresa è un inferno.
Cioè l'impresa contemporanea, lasciamo perdere tutta la retorica sulle risorse umane che devono essere valutate. No, no, il capitalismo contemporaneo conduce un'operazione di sfruttamento intensivo da tutte e due le parti, come dicevo prima. La parte del lavoro e la parte del consumo. È un mostro. È un dispositivo famoso. Perché vi parlo di questo? Perché il mio maestro di organizzazione d'impresa, che era un grande manager di un'impresa multinazionale, molto famoso tra l'altro, aveva un precetto etico che era questo: anche nelle situazioni più terribili c'è sempre spazio di gioco. Io credo che questa sia la seconda etica del dispositivo e credo che questo sia, almeno come la vedo io, l'interpretazione che deve dare le linee di fuga. Le linee di fuga sono all'interno della macchina. Allora, la parola gioco evoca il fatto, se volete posso dirlo con un'immagine, avete presente la cerniera? Quando si svita un po' la cerniera ha un certo gioco. Allora, la seconda possibilità per uscirne non è tanto uscire, nel senso che non c'è altro fuori, almeno questa è l'idea, ma esistono delle linee di fuga all'interno del dispositivo, precisamente per quel motivo che è stato detto prima così bene, perché il dispositivo crea linee di soggettivazione. Questo è quello che sono in grado di dire nel giro di alcuni minuti. Si tratta di capire come si pratica. Io ho degli esempi, ho dei casi. Ci sono state delle pratiche. Prendete il dadaismo rispetto all'arte. Prendete i situazionisti, che erano una cosa un po' strana, perché una parte tende direttamente verso la dimensione agambeniana della distruzione dell'apparecchio e un'altra parte però tende alla dimensione del gioco. Uno dei grandi libri secondo me del 68 è il libro di Debord, che esce un anno prima del 68, non a caso è un libro profetico. Mi fermo. Posso? No. Vai. Volevo dire due cose su quello che dicevi adesso tu, che mi sono venute in mente. La prima cosa è molto importante, parlavi di Foucault. Occorre che la soggettività sia libera perché il potere funzioni, tu dicevi, no? Questo è veramente... È quello che manca in Agamben. Sì. Agamben non ammette la libertà. Sì, certo. Questo è molto vero, la posso confrontare, questa era la suggestione che mi era venuta in mente, l'analogia, con il ragionamento che fa Marx sul capitale. Non prendetemi per più marxista di quello che sono, io un po' marxista lo sono perché trovo che Marx sia stato un pensatore di altissimo livello, un pensatore, non un economista, un filosofo. Marx dice: guardate che il capitalismo funziona solo se la gente è libera, altrimenti non funziona. E questo è molto simile a quello che dice Foucault. Cioè, se il lavoro è coatto, non c'è mercato. Analogamente posso dire, la macchina del sentire funziona nei paesi ad altissimo sviluppo. Perché? Perché implica i desideri. E il modello del desiderio e della pulsione rispetto all'economico funziona se l'economia è florida. Allora, il capitalismo funziona se i soggetti sono liberi. Lui lo dice parlando di Aristotele, in un pezzo del Capitale, molto bello. Lui dice: il genio di Aristotele è stato quello di aver intuito una serie di aspetti che riguardano lo scambio di lavoro, la moneta, per esempio, to nomisma, etica nicomachea. La moneta panta poiei symmetra, dice Aristotele, cioè rende commensurabili, symmetra, tutte le cose. Questo è il genio di Aristotele, dice Marx. Sì, però c'era la schiavitù e quindi lui poteva concepire lo scambio, ma non poteva concepire il nucleo fondamentale del capitalismo, che è il fatto che la gente deve essere libera. Prima suggestione. Seconda suggestione, no, l'ho già detto, mettere fuori uso il dispositivo, quello lì che dicevi. Mettere fuori uso il dispositivo che si accoppia con una destituzione della soggettività. E quindi è una delle due linee strategiche di cui
cercavo di parlare. Poi io non mi intendo di soluzioni. Vi ringrazio per l'attenzione. Comunque, forse, non lo so, mi è sfuggito qualcosa, ma io ho tutta questa libertà dell'individuo nel mettere in gioco un dispositivo, non la vedo, perché vedo dei forti limiti, soprattutto in alcuni dispositivi che mi sono saltati agli occhi, che magari prima non immaginavo nemmeno potessero esistere, dall'esempio del professore verso il Brunello di Cucinelli. Me ne sono andata per assonanza e mi è venuto in mente un campo che conosco abbastanza bene, ed è quello finanziario economico, e mi è venuto in mente un problema che mi sono posta da anni, cioè cerco di spiegarmi. Prima esisteva il mondo delle azioni, il mondo azionario, nel senso che il tipo comprava un pacchetto di azioni che si riferivano a un'impresa reale, e quindi tu la vedevi. Facciamo un esempio della mia terra, la Divani e Divani, sapevi che avevi una Puglia. Partecipazione, e passavi di lì, sapevi che aiutavi l'imprenditore nella sua impresa e ricavavi insieme a lui. Poi il tutto è sfociato nei derivati, e quindi in uno scollamento dalla realtà, cioè non esistono quasi più le azioni che si riferiscono a industrie reali, ma esiste un ricavo ipotetico fatto semplicemente da flussi di mercati che non si ripeto, sono derivati e quindi non sono più realistici. Allora, questo è solo un esempio. Potrei anche portare l'esempio di Amazon, che ha imposto progressivamente un modello di mercato, un modello di funzionalità, di azione sul mercato completamente diversa da quella che avevamo prima. Per consuetudine, per impostazione, quanto di libero c'è nell'individuo quando la sovrastruttura non ti pone nella condizione di scegliere, ma ti conduce verso un mondo che cambia le regole e che ti impone un modello diverso? E quanto ha bisogno di etica invece il campo finanziario piuttosto che quello economico nella tutela dei, penso anche alle modalità di lavoro che sono notevolmente cambiate, e noi non abbiamo più libertà di azione e di scelta. Io non ho più scelta, mi viene imposto un modello, un contratto di lavoro che non posso più scegliere, ma è quello. E allora l'individuo come può scardinare il sistema? Segnando le assi del soffitto. Io. Scusa, devo fare un'operazione. Ci stanno segando il ramo su cui siamo seduti. Esatto. C'è poco da fare. Io credo che. No, ma non ho risposte. Non ne ho mai. Io credo che la domanda interessante non sia a livello individuale. A livello individuale posso decidere di andare a vivere in una capanna sopra gli alberi insieme in un villaggio dell'Amazzonia. Individualmente posso fare qualsiasi cosa. Credo che nulla mi tocchi individualmente. Non è questo il problema. Il problema più interessante, secondo me, invece, come possiamo inventare delle pratiche di disassoggettamento collettive. E questo è il problema. La libertà non è mia. Come possiamo costituirci attraverso pratiche? Questo mi sembra molto più interessante. Quello a cui io non ho la soluzione, naturalmente. Sono qui per parlare di tre personaggi, tra l'altro, appunto, anni 70, morti e stramorti, poverino, uno si è buttato dalla finestra, l'altro è morto di AIDS, l'unico vivo è Agamben, cioè. E abbiamo visto come la pensa, poi è sopravvissuto ma sta peggio degli altri due.
Quindi io mi sono occupato di paroline scritte, di questi personaggi che sono, non vivono il nostro tempo nella, in corso al device, appunto, al dispositivo. Però credo davvero che la cosa a cui il ciclo di incontri deve lavorare è, sì, non come ne esco io, ma come possiamo usare il dispositivo in senso collettivo in modo diverso, come produciamo delle pratiche diverse tramite i dispositivi. Questo mi sembra già un po' più intrigante, perché quello che dicevo prima, attenzione, non esiste soltanto la soggettività in senso individuale, la soggettività è sociale. Questo è fondamentale. Sì, io sono d'accordo con questa risposta. Stavo pensando che siamo partiti con l'intenzione di raccontarvi, di dirvi, di analizzare che cosa sono i dispositivi e siamo arrivati a un tema di carattere etico, che però è un tema fondamentale, un tema di carattere etico, perché la vera questione è che facciamo. Quando tu parlavi di pratiche di disaggettamento, disassoggettamento collettivi, mi è venuto in mente un altro pezzettino testuale, però importante. Nel 1967, la data importante, Deleuze scrive una voce per la storia della filosofia a cura di François Châtelet, che è un grande storico della filosofia contemporanea. La voce si chiama, che poi uscì nel 72-73, c'è anche in italiano, l'ha pubblicata Rizzoli, la storia della filosofia di Châtelet. La voce si chiama "Da che cosa si riconosce lo strutturalismo?". È importante il contesto storico, perché è il contesto storico della, diciamo, della scia dell'esplosione strutturalista che è di qualche anno prima, Lévi-Strauss e compagnia bella. Tutti questi rifiutano tutti, ma comunque sono profondamente implicati con il modello dello strutturalismo. Uno dei punti, sono sei punti questo breve capitolo di Deleuze, molto bello, molto, forse la cosa più profonda che sia stata scritta sullo strutturalismo, che la caratteristica di Deleuze è esattamente quella di rifare tutta la storia della filosofia filtrandola attraverso il suo proprio pensiero, e vengono fuori delle cose a volte irriconoscibili, poi il Kant di Deleuze è irriconoscibile rispetto al Kant che noi leggiamo nei manuali, però è profondamente vero. Allora, la sesta, o la quinta, l'ultima categoria di da che cosa si riconosce, attenzione, non che cos'è, da che cosa si riconosce, è più sottile, è il passaggio dal soggetto alle pratiche. Dal soggetto alle pratiche. Che è perfettamente complementare con l'altra cosa che lui diceva, dal molare al molecolare, cioè dal soggetto con la S maiuscola, quello grosso, no? Quello bello grosso, compatto, alla disseminazione delle pratiche. E questo è interessante, perché va a modo suo è un discorso di etica, il passaggio dal soggetto alle pratiche, e che sono appunto quelle pratiche collettive di cui tu parlavi. Allora, il come, secondo me il come andrebbe trovato anche volta per volta. Noi abbiamo delle esperienze collettive, sì, ce l'abbiamo. Una cosa che colpisce, secondo me, di tutte queste esperienze collettive, tutte, è che hanno un carattere metastabile, cioè sono temporanee, non sono definitive. Possono vincere? Non è vero che non si può vincere, secondo me si può vincere, però la sua domanda ha molto senso, io sono d'accordo col problema che lei poneva, ma sono temporanee, cioè possono vincere ma poi vengono risucchiate dai modelli, dai dispositivi del potere, vengono risucchiate. Pensate all'esperienza dell'avanguardia artistica, l'esperienza dell'avanguardia artistica è formidabile da questo punto di vista qua, questi hanno, parlo del, non so, del cubismo del 1907 in poi, parlo di Joyce, parlo dell'avanguardia letteraria, parlo di Beckett. L'esperienza dell'avanguardia artistica ha rivoltato da cima a fondo il linguaggio, il significante, la rappresentazione, la figura.
Ora, quell'esperienza lì dov'è che la trovate? Nella pubblicità della Fiat. Quindi in questo vuol dire che il gioco non finisce mai in qualche maniera. Ci sono delle punte di disarticolazione dei dispositivi, ci sono i dispositivi che riprendono le punte e li ripongono. Il capitalismo contemporaneo, dice qualcuno di molto saggio secondo me, richiede al soggetto non solo di essere libero, parlo di soggetto empirico, di essere creativo, cioè costringe il soggetto alla creatività. Se tu non sei creativo non ce ne facciamo niente di te. Cioè, se non... un mio amico che ha lavorato da Renzo Rosso alla Diesel mi ha raccontato una storia, la devo raccontare perché è troppo bella. Lui era un giovane manager che è andato a lavorare da Renzo Rosso. Allora, naturalmente si è vestito da manager, cioè tutto bello vestitino. La mia università è di fronte alla Pirelli. È carino, quando io esco vestito un po' così strapelato e vedo quelli che escono della Pirelli, sembrano dell'esercito, sono tutti uguali. E c'è un contrasto strano. Cioè, noi siamo vestiti da poveri e quelli sono vestiti da reggimento. Questo mio amico è andato a lavorare, ha fatto il colloquio di lavoro da Diesel. Diesel sta in un posto pazzesco in Veneto, un posto che non esiste, un villaggio. La fabbrica non è proprio una fabbrica, comincia con un bar. Cioè voi entrate e entrate in un bar. Io quando io sono andato a trovarlo, c'è Giovanni, la ragazza del bar, vestita come una ragazza del bar, che vuole bere qualcosa. No, vorrei parlare con Giovanni. Giovanni, io lo chiamo subito. Renzo Rosso, quando lui è andato a lavorare con il vestito così, sapete che cosa che gli ha fatto? Gli ha tagliato la cravatta. Guardate com'è potente questo messaggio, Che cosa vuol dire? Vuol dire che la creatività è una coazione. Ecco, poi mi fermo perché sennò ce ne sarebbero da raccontare. Una cosa sola, piccolissima. Lei ha ragionissimo. È un problema che, nel senso che mi ci rivedo, mi ci ritrovo, per quanto diceva all'inizio Fulvio Carmagnola con la sua protesta. Noi lavoriamo dentro un dispositivo che è allucinante. Il problema di come io creo soggettività dentro la mia pratica di insegnamento, un problema che mi tocca tutti i giorni, che mi tiene sveglio la notte. Come faccio a far crescere studenti che non siano rincoglioniti? È una cosa che mi tiene sveglio. Che non crescano con quell'idea di scientificità là, che devono produrre, che devono fare col criterio quantitativo. Questa è una cosa che mi tocca quotidianamente. È il mio problema il dispositivo, perché vedete, Foucault si è occupato di manicomi, di ospedali e di prigioni. L'università è la sublime sintesi di tutte e tre, è manicomio, prigione e ospedale. Bisogna esserci da studenti e soprattutto lavorarci per capire. Funziona così ed è quella macchina terrificante, l'università è un dispositivo che ho descritto prima, contro qua dobbiamo per forza protestare. Siamo dentro fino al collo tutti i giorni cercando di inventare delle pratiche di soggettivazione con chi? Con colleghi e con studenti che non siano dentro il meccanismo della valutazione dello sterminio quantitativo dettato dall'ANVUR, da quella logica, da quella pedagogia di cui parlava il professor Carmagnola. E questo è il nostro lavoro quotidiano. E però lo facciamo, cioè cerchiamo, io ci provo a farlo, e per questo forse sono qua oggi a parlare di dispositivi, perché come diceva quel tale, anche se noi ci crediamo assolti, noi siamo per sempre coinvolti, però non vivo come oppressione il mio essere coinvolto. Cerco di vivere in modo creativo, sono coinvolto con gioia, voglio diventare la macchina da guerra dentro quel dispositivo, voglio combattere la mia battaglia e lo faccio con pratiche, con micro pratiche di politica che è l'insegnamento, che è la didattica, che è lo stare con i miei studenti. Credo che questo per me, che non posso più fare altre rivoluzioni, abbia un senso. E non si può disattivare, ci devi lavorare dentro, se no muori. Non ha senso. Cioè, come fai? Fai lo sciopero generale contro l'università, che cosa ottieni?
ci devi lavorare dentro, cioè devi trovare degli spazi per lavorarci. Poi si può anche farlo funzionare meglio. Cosa? Forse può farlo funzionare meglio. In questo modo. È un altro modo di dire la stessa cosa. Bene. Ringrazio moltissimo i nostri relatori e voi che avete avuto la pazienza di ascoltare. Arrivederci.